Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me, a tutti i protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E finalmente, dopo tanto, do il benvenuto e lo ringrazio a uno dei personaggi più importanti di questo filone. Con noi abbiamo Ryan Paris. Benvenuto! Buongiorno, salve a tutti. Benvenuto, Ryan. Finalmente ti ho cercato, cioè, finalmente sono riuscito a bloccarti, Finalmente. Dai, Ryan, visto che praticamente i nostri fan sono molto curiosi di tutto, raccontaci un attimino come hai iniziato nel mondo della musica e come sei arrivato alla dance e al grande successo planetario di Dolce Vita e non solo. Beh, io con la musica ho iniziato quando ero molto giovane perché mio nonno cantava e era il fratello di mio nonno, si chiamava Gualtiero Cavallini. Lui cantava con la Callas, faceva delle, era un cantante. E quindi a casa di mio nonno a Grosseto c'erano tutti questi dischi proprio delle opere che mio nonno mi diceva che io le cantavo tutte perché a 4-5 anni, ma io non mi ricordo. E poi dopo praticamente la mia prima entrata nella musica è stata quando mio papà mi comprò una chitarra perché io glielo chiesi, perché vedevo che cioè, alle ragazze piaceva molto se gli suonavi la chitarra, no? E poi dopo praticamente al liceo ho fatto due band. La Chioma di Berenice si chiamava, erano gli anni 70, per cui sai queste cose. E abbiamo fatto un concerto, e l'unico concerto che abbiamo fatto era in una discoteca il 31 di dicembre, era una discoteca americana. E io cantavo sul palco, noi facevamo tutte cose un po' progressive, tipo Jethro Tull, ma anche Beatles, erano gli anni 70, capito? È all'inizio degli anni 70, adesso credo che sarà stato il 72. E praticamente io cantavo, ma non avevo ben chiaro il Ma tu eri fatto un che bambino, Ryan, tu eri un bambino. ero un ragazzo, no? E praticamente non avevo ben chiaro che la lingua italiana era diversa dalla lingua inglese, e quindi quando cantavo, io cantavo come Celentano, cioè Yesterday, I'm running down the rain, così, no? E c'era sotto, c'erano queste ragazze americane, che una mi fa, dice, posso venire sopra a cantare? È venuta sopra e ha cantato Yesterday, però All My Troubles Seem So Far Away, cosa. E io lì dissi, forse è meglio che mi metto a studiare alle canzoni anche i testi. E poi dopo praticamente ho continuato con la musica e insegnando chitarra, perché studiai con Flavio Ciatto, che era il chitarrista di quella vecchia locanda, un gruppo romano, che però aveva smesso di fare rock e aveva cominciato a studiare e andava sempre a Santiago di Compostela, e mi prese come allievo, e io studiai tantissimo, e lui a un certo punto mi disse, guarda, dopo 2 anni che studiavo, dice, guarda, tu secondo me potessi insegnare perché sei arrivato come se fossi all'ottavo anno di conservatorio. Una cosa che mi fece molto piacere, ma io perché mi piaceva proprio la chitarra, capito? E poi dopo ho insegnato al Testaccio, la prima scuola di musica popolare, di jazz, ma io insegnavo Baglioni, Battisti, queste cose così. E poi ho avuto un trio di musica sudamericana, ero molto amico anche di Elio De Paola, un grandissimo chitarrista che è deceduto l'altro anno, 2 anni fa, quando è ritornato in Brasile, ma lui viveva a Roma e organizzava delle cose meravigliose, perché aveva una casa sul Lungotevere, e tutti i sabati faceva queste jam session con tutti i grossi, tipo, che ne so, Carl Potter, Sigliotto, tutti i jazzisti del tempo, no? E Michele Ascolese, Giampaolo Ascolese. E un giorno io ero lì
che io non ero, cioè non ero, mi piaceva molto anche il jazz, perché mi è sempre piaciuta tutta la musica in realtà, ma mi piaceva anche molto la musica sudamericana, e avevano fatto, in quel momento, sono messi lì a fare una session su Insenza Tense, che è una canzone di Antonio Carlos Jobim, e io dissi a Irio, posso cantare? Perché nel gruppo che avevo, che si chiamava Rumba 3, io suonavo solo la chitarra, noi facevamo i ristoranti privati, il Bella Blu, tutte queste cose. E praticamente lui mi disse, sì, canta. Io cantai, e alla fine della canzone lui venne da me e mi disse, Fabio, ma tu devi cantare. E detto da lui, che secondo me è stato un genio della chitarra e una musicalità eccezionale, e mi diede questa spinta, mi diede un'altra grossa spinta, il mio, uno dei due miei batteristi, che mi fece tutto un servizio fotografico e mi disse, non fare questa band, che noi ci chiamavamo i Gigolos, stavamo ai quarti di finale al Piper nel 1981-82, e praticamente tu dovresti fare una carriera solista, e l'altro batterista, siccome il tastierista mio partiva per il militare, mi diede un numero di telefono per cercare un nuovo tastierista, e questo tastierista era Fabio Liberatori, il tastierista degli Stadio, che mi disse che lui non poteva perché stava in tour con Lucio Dalla, ma mi disse, guarda, c'è un ragazzo molto molto bravo, ed era Pierluigi Giombini, che era stato in classifica con l'anno in quell'anno lì proprio con You Are a Danger e Masterpiece numero 2 e numero 5 in Italia, e andai da lui mi fece un complimento meraviglioso, mi disse, mi piace molto la tua voce perché assomiglia molto a quella di Stevie Winwood, dice tu canti in italiano, io dissi no, io canto in inglese, è che faccio queste cose in italiano per il Festival Rock, che c'è, è il primo Festival Rock al Piper e siamo nei quarti di finale, e allora gli dissi ti porto qualcosa. Il giorno dopo stesso mi chiusi in studio con Emanuele Luzzi, che era il figlio di Luzzi, che è grande critico di jazz, Emanuele molto bravo, è un grandissimo tastierista, un grandissimo musicista, che mi ha salvato molte volte dalla musica, perché c'è stato un periodo che mi sposai e mia moglie voleva assolutamente che lasciassi la musica, e lui mi chiamava, diceva ho bisogno di te per cantare una cosa, comunque, tra parentesi, e appunto scrissi, ci mettemmo lì, io scrissi una canzone che si chiamava You Gonna Save My Love, e lui la orchestrò nella notte, e la mattina dopo, senza dormire, andai di nuovo da Giombini, che ascoltò la canzone e disse molto bella, cioè, con chi la fai uscire? E io gli dissi con l'RCA, ma non sapevo nemmeno che era l'RCA, perché capito, ero completamente fuori da questa cosa di marketing e di cose. Ero un musicista molto naif, no? E praticamente lui disse mi piace la canzone, facciamola, vediamo, lavoriamoci insieme. Andai due volte a casa sua e lui in realtà stava studiando la mia voce. E un giorno mi chiamò e mi disse guarda, ho scritto una canzone per te, ma non è un pezzo rock, si chiama Dolce Vita. L'idea gli era venuta perché praticamente Gazzibo, che stava e lavorava insieme con lui, perché gli cantava le canzoni. Paul Mazzolini gli cantava le canzoni scritte da Pierluigi, che faceva tutto, suonava, produceva e tutto. E gli aveva detto un giorno, dice, perché non fai una canzone che si chiama Dolce Vita a Giombini? Giombini, sì, l'aveva messa nel cassetto, nel senso l'idea, nel senso che non esisteva questa canzone. Quando poi ascoltò la mia voce, scrisse una canzone che si chiamava Dolce Vita. Questa canzone io l'ho cantata allo studio Titania a Roma, con Giampaolo Bresciani, che è stato il tecnico del suono, ed è stato molto divertente, perché praticamente c'è una risata nel mezzo della canzone, ma prima di tutto lui, io non ero mai stato in studio di registrazione, per cui mi disse canta, vai con le cuffie, studio dall'altra parte, loro lì nello studio, io nella sala dove devo cantare,
e canto We Walking Like in the Dark, e lui si incazza e dice ma come stai cantando? Ma io non sapevo, capito? Perché non sapevo come dovevo cantare. Certo, l'impostazione vocale anche, l'impostazione vocale. Quando canti di fronte a un microfono è diverso, cioè devi riuscire. E allora mi venne l'idea di cantare come cantava Elvis Presley, per cui praticamente mi misi quasi di lato e dicevo Dolce Vita così, We Walking Like in a Dolce Vita, e era divertente come cosa, molto, ed è venuta molto bella, no? Poi praticamente a un certo punto c'è una risata, dovevo fare una risata prima della parte strumentale, e praticamente non riuscivo a fare questa risata, facevo risate piccole. Allora dice, guarda, vengo vicino a te, anzi non è che facevo risate piccole, non le facevo mai in tempo. Al tempo non potevi registrare come oggi sul computer che sposti, no? Lì dovevi tagliare proprio, dovevi tagliare la banda, cioè il tape, no? La tape, la cosa di incisione. E allora praticamente... si mise vicino a me e io feci e mi toccò nel momento in cui dovevo cantare, e io invece di fare la risata vera feci così una risata e lui scoppiò a ridere, ed è questa sua risata è quella che è nella canzone. Nella canzone. Sì. Sì, poi dopo praticamente... Grande Dolce Vita, guarda, ce l'ho, qui Dolce Vita, beh, guarda. Questo è il primissimo sì, maxi fatto... Sì, proprio il primo, 1983. Sì, sì. 119 e mezzo, quasi 120 BPM. E quindi niente, abbiamo lavorato con il grande Severo Lombardoni, che era un grossista, quindi non era una casa discografica, non aveva questa idea di poter promuovere gli artisti, ma era una persona comunque molto, capiva quando una canzone era bella. Io non l'ho conosciuto molto, mi chiamò una volta, mi fece fare una serata mi portò a fare una serata in Svizzera, e poi mi portò da quella piccolina, come si chiama, quella che faceva che tempo fa era una non mi ricordo, Maria Angela Elmi. Ah, ok, Maria Angela Elmi. A Milano, a cantare, esatto, a cantare Dolce Vita. Non ci fu grossa promozione sulla cosa, infatti Dolce Vita è l'unico paese in cui non è entrata nella top 10. Tipo super classifica show, che sono arrivato al 13° posto, è stata l'Italia, perché in tutto il resto del mondo sono stato numero 3 in Germania, numero 5 in Inghilterra, una meraviglia, perché insomma al numero 6 c'era David Bowie e mi ha rubato per 3.000, mi ha scavalcato Paul Young per 3.000 dischi in più, ma lì al tempo viaggiavamo sui 500.000 di vendita, capito? Per cui in quella settimana, e poi quella settimana che io dovevo andare al numero 3, praticamente entrarono dal zero al numero 1 i Culture Beat, Culture Club con Karma Carmineo. Sì. Altrimenti si era arrivato numero 3. Poi sono stato numero 3 in Germania, ma la canzone ha venduto quasi 7 milioni di dischi, ed è credo che sia la canzone che ha venduto più. Sì. Più di tutte le altre. Pensa che in Spagna la canzone avevano tolto il disco d'oro, perché il disco d'oro era 50.000 copie e non ci arrivava più nessuno. Io ne ho vendute 712.000. Adesso sembra che sia molto presuntuoso, però è la realtà, è la verità, è la realtà, capito? È la realtà. E aneddoti belli sono stati che dopo un mese che ho cantato, ci sono stati 2 o 3 aneddoti molto belli. Uno è stato quando praticamente sono tornato dall'Inghilterra dopo aver fatto Top of the Pops, e Giombini venne a prendermi all'aeroporto e c'era un grandissimo arcobaleno.
è un segno quasi della. Un altro grosso segno, secondo me incredibile, e non ci crede nessuno, ma è la verità. Stavo 3 giorni dopo aver cantato Dolce Vita, stavo a Via Frattina, e da un angolo di Via Frattina, cioè Via Frattina, ci sono altre strade parallele, da una strada parallela è uscita una persona e ci siamo scontrati. E questa persona era Federico Fellini. Ed è stato come un passaggio di poteri, come dire, vai, che vai. Meraviglioso, guarda, quelli sono stati, anche per esempio prima di Dolce Vita, mi ricordo che dovevamo andare a una festa, a Capodanno, ci siamo ritrovati, ma per caso, in una casa di un grossissimo, credo che era di un grosso regista che vive a Roma, sull'Appia, adesso non mi ricordo il nome, tra i grandi proprio, c'erano tutti lì. Beh, erano lì e noi eravamo con amici, 2 o 3 amici, e loro tranquilli. Fantastico. Aspetta, Ryan, ma com'è nato Ryan Paris? Cioè il nome, perché il tuo nome è Fabio Reale, ma certo, il nome, diciamo, d'arte, Ryan Paris, com'è nato? Allora, Ryan a me piaceva come nome perché è un nome irlandese, e il Ryan O'Neill aveva gli occhi azzurri come me. Ero fidanzato in quel periodo con, in quel momento lì, ero fidanzato con la corista di Dolce Vita, che avevo conosciuto per caso, e lei mi aiutava nella pronuncia e nello studio, ma scoprimmo che era veramente brava a cantare. Infatti la voce che senti di è sua, ed è stata fatta in una presa sola, si chiamava Fiona Chapelle, era inglese. Bellissima ragazza, e c'eravamo fidanzati, e noi abbiamo passato tutto un pomeriggio a letto con un vocabolario in mano, cercare il nome del vocabolario. Siamo arrivati alla lettera Z, non avevamo trovato nulla. Io dissi: mi piace la parola, il nome Ryan, e lei disse Berlin, e io dissi: no, Paris, Ryan Paris. Non fu detto all'inizio perché Lombardoni era uno che inventava i nomi: gioiello, denaro, giochetto, no? Tanti nomi. E io, quando mi dissero: c'hai il nome? Sì. Qual è? Poi te lo dico. Aspetta e poi te lo dico. E poi gliel'ho detto e l'hanno preso. Nell'ultimo momento non potevo fare altro. E è un nome che sinceramente suona potente. E poi è un'unione fra l'inglese e il francese, no? Quindi è molto europeo come nel nome. È un nome vincente. Comunque poi dopo Dolce Vita hai fatto altri brani, cioè sfruttando l'onda appunto di Dolce Vita. No, non sfruttando l'onda, perché devo dire che esiste la musica commerciale. Dolce Vita era un pezzo di una commercialità incredibile, ma in realtà è una composizione, sì. è una bella canzone. Giombini al tempo era sempre rimasto, secondo me, un grande compositore, produttore, anche musicista e compositore, non voleva rifare, cioè lui avrebbe voluto fare qualche cosa, ma io avevo la mia che si avvicinasse a Dolce Vita. Io avevo la mia famiglia che mi spingeva molto: fatti fare una nuova canzone. Ascoltai Fall in Love e praticamente la cantai. Ma mentre per Dolce Vita ci ho messo 3 ore a cantarla, per Fall in Love ci ho messo 3 giorni perché era troppo alta per me. Ma in realtà è una bella canzone, ma non è... Ti faccio vedere la copertina del vinile. Sì, questo l'abbiamo fatto vicino allo Stadio Olimpico, c'era un posto dove abbiamo fatto queste foto qui, uno studio fotografico. Sì. E praticamente non è... No, però ecco, non segue
la cosa di Dolce Vita, che da una parte, sinceramente, rivedendo questa cosa, a parte che la canzone è molto bella, perché è una canzone bella, non è commerciale assolutamente, per niente a quel livello, e non importa, perché io oggi, alla mia età, in questo momento ho un sacco di successo di nuovo, perché sono stato nell'ultimo anno e mezzo, sono sempre stato nella classifica più importante francese con ogni pezzo che abbiamo fatto. Abbiamo uscito a Zix con un remake di Dolce Vita in cui mise un rap nel 2019, che ha funzionato molto bello, che ha funzionato tantissimo, numero 56 delle preferenze dei disc jockey a livello mondiale, bellissimo, e abbiamo detto: che facciamo? E io sono amico di Joan Perrier, che è MS Project, con cui lavoro da anni. Ci eravamo fermati 6-7 anni perché non ci prendevamo a livello di musica, e ci siamo ripresi, siamo rivisti, abbiamo detto: facciamo delle cover degli anni 80, però rifatte in stile moderno. Abbiamo fatto Tarzan Boy, numero 2 in classifica per 8 settimane, cioè bellissimo. Dopo abbiamo fatto Dream di P. Lion, numero 8 in classifica. Io parlo di Music Box Live, perché questo è stato il periodo del Covid, praticamente, dove le discoteche erano chiuse, quindi questa era la classifica più importante, perché era la classifica delle radio e quella in Francia, non ce n'erano altre. E poi abbiamo fatto Alain Chopin, che è un pezzo che mi è sempre piaciuto, praticamente, e numero 16. Poi adesso ultimamente abbiamo fatto, è uscita adesso di classifica dopo 16 settimane, quindi sono state, perché stanno 16 settimane nelle classifiche, sono state 32, 64, 80 settimane in classifica, e questo ultimo numero 22. Però ho detto a Joan: adesso usciamo con canzoni nuove e canzoni moderne, cioè non sono più cover, ma sono canzoni, e ne stiamo preparando due. Bene, bene. Allora ci ha raccontato anche un po' di novità. Ma ecco, questo è molto importante, perché infatti ti volevo chiedere anche, diciamo, il periodo degli anni passati e il futuro, e ce l'hai già raccontato, ti ringrazio per questo. E comunque, tornando un po' agli anni Ottanta, Fallen in Love, poi Paris on My Mind, e ma poi... quello fu un'esperienza terribile, perché praticamente fu fatta con dei grossi problemi. La canzone non era... tutto l'LP non è stato assolutamente fatto con il cuore, perché c'era tutta una storia dietro, che praticamente Giombini aveva un contratto di esclusiva con la RCA, che loro dissero, incontrandolo al Midem: dacci Ryan Paris, ci fai anche l'LP. Non si fa, cioè, nella musica non si esce così. Io non ne sapevo nulla, io sapevo solo che porca miseria vado a finire con la RCA, mentre invece praticamente c'è molta gente pensa che io tradì Lombardoni, ma io non sapevo assolutamente nulla. Cioè, mi ritrovai con Giombini che mi disse: guarda, c'è l'RCA che ti vuole e fare un LP. LP molto brutto, fatto con molta tristezza anche da parte sua, devo dire la verità. Io lo cantavo, ma non erano canzoni per me, per cui, cioè, non, preferisco non parlare di questa cosa. Perfetto, 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 perfetto. Per chiudere, visto che, diciamo, abbiamo dei tempi molto stretti, hai qualche chicca da raccontarci in più? Ma tante ce ne sarebbero. lo so, me lo immagino. Diciamo che una volta sono stato chiamato da un giornalista, perché una televisione in late breakfast show a Londra, avevo conosciuto una ballerina lì, praticamente, che poi non c'eravamo visti, ma eravamo andati al cinema
E mi ricevetti una telefonata ciao, dice, ma cosa è successo con quella ragazza? Dico, ma sicuramente siamo andati al cinema e tutta quella cosa. E lei, perché lei si fidanzò con il principe d'Inghilterra, per cui lo volevano sapere che cosa era successo veramente. Quello, poi altre cose, è stato per esempio quando in Francia entrammo in Francia a Champs-Élysées quella sera, che era un grosso spettacolo di Michel Drucker, era il presentatore, si entrava tutti insieme da fuori però, e io entrai a braccetto con Boy George, ma per ride, capito? Il giorno dopo Sex Symbol, addirittura, addirittura, fantastico. Addirittura. E poi quella sera lì, praticamente, e parlando sempre con Drucker, mi disse che cosa, perché era finita la partita, c'era una partita molto importante di Coppa dei Campioni, no, dei mondiali, e la Francia giocava, quindi quando è finita mi hanno fatto cantare a me, per cui praticamente sono arrivato che c'erano 18-20 milioni di persone che stavano guardando, e mi dissero, e lui mi disse, che cosa pensi delle donne francesi? E io gli dissi che erano belle, però mi sbagliai, non sapevo, parlavo francese così, e gli dissi elles sont bonnes, sono buone. Ma per me voleva dire che erano belle, no? Sì. Sex symbol, il giorno dopo sex symbol. Dai, Ryan, ok. Salutiamo i nostri ascoltatori? Certo, un grande saluto a tutti. Venite a maggio, il 13, 14, 15 a Rimini, che c'è questa grande cosa fatta da con tanti artisti, è un grosso evento degli anni 80. E ci sarò anch'io all'Altro Mondo e anche altre discoteche. Che ore sono adesso? Scusa, ma sono le 17 e 27. 27, allora ancora c'è. Vedi, ancora non sono arrivati. Meno male, dai, ci siamo salvati. Dai, allora io saluto tutti i miei fans e tutte le persone che seguono il tuo canale, ti ringrazio a te, mi hai fatto divertire, io mi diverto a parlare di queste cose. Infatti ti vedo, Ryan, ti vedo entusiasta, ti vedo veramente entusiasta, io starei ore a sentirti, perché mi immagino quante cose avresti da raccontare, mi immagino. No, è che praticamente sono così, capito? Io c'ho un'età, ma quando dico che l'età che ho... sono arrivati, ti devo salutare. Dai, salutiamo tutti i nostri ospiti, e Ryan, ci vediamo un'altra occasione, e a presto, ciao ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. This man.
they're dancing like in a Dolce Vita. Nobody else than you. Yes, sir.
ripples away. Even if we are from the start, I want you with me every day. Every time you come inside me, make my body burn like a fire. That's the time where I can be free to get on your mind. You and me will share together this sensation of love. My Parisian girl, Parisian girl.
give it to you to see your shining through. Then I could see your eyes once again, and I'll stay down with you, and then we could fly again till the end of time. Dance with me now, and baby, just take my hand. Reach your love into my world now, together again. Dance with me now, it's so hard when you're away, and the only thing I want now, together again. Together again.